Eccoci, iniziamo subito. Questa conferenza stampa è stata convocata per alcune comunicazioni di natura amministrativa, in quanto oggi in giunta sono stati approvati, è stato approvato un atto, è stato dato comunicazione di un altro atto di cui volevamo dare comunicazione alla stampa e a tutti i mezzi di informazione. Quindi io procederei passando la parola prima all'assessore Baldelli, che è stato l'assessore che ha portato la prima delibera, e poi all'assessore Saltamartini, che ha fatto la seconda, la comunicazione in giunta. Quindi subito la parola a Francesco Baldelli. Grazie Presidente. Oggi abbiamo approvato un atto importante di cui abbiamo parlato sin dall'inizio del nostro mandato, che è quella della riorganizzazione sostanzialmente della rete ospedaliera in una nuova visione che segue quella della pandemia, ossia la proposta di finanza di progetto contenente la progettazione e l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione e di gestione dei servizi dell'ospedale definito unico di Pesaro viene revocata, e quindi viene revocata la delibera della Giunta regionale 84 del 2019 e con essa gli atti ad essa connessi e conseguenti. Che cosa significa? Si dice stop agli ospedali unici, seguendo il mandato affidatoci dall'Assemblea legislativa con l'atto del 4 agosto di quest'anno, con cui si dice chiaramente che a seguito dell'esperienza della pandemia si pone fine all'esperienza dell'accentramento dei servizi ospedalieri per costituire una rete ospedaliera diffusa sul territorio ed integrata. Quindi per ragioni organizzative ma anche per ragioni economiche, ve le dirò tra poco concludendo il mio intervento, le esperienze maturate ci dicono che non costruiremo più un ospedale unico mediante la finanza di progetto, ma daremo avvio alla costruzione, poi ne parlerà l'assessore Saltamartini, con il quale siamo in piena sintonia, andremo a costruire un nuovo ospedale a Pesaro, che sarà in rete in un sistema policentrico che riguarderà tutta la provincia. Per quanto riguarda le ragioni economiche, anche i nuovi finanziamenti che giungono alla Regione Marche dimostrano come la Regione Marche possa, con le proprie forze, con le proprie risorse, intercettando anche quelle statali, costruire un nuovo ospedale senza ricorrere alla finanza di progetto, che avrebbe appesantito il bilancio regionale, cristallizzato molte delle risorse del bilancio regionale destinate alla sanità per circa 30 anni e avrebbe in quella maniera sottratto delle risorse all'erogazione e al potenziamento dei servizi nei nostri ospedali e sul territorio. Quindi è questa un'operazione a cui diamo origine oggi, che permette un maggior finanziamento delle nostre strutture ospedaliere, un potenziamento, e soprattutto ci fa recuperare delle risorse che noi avremmo cristallizzato sull'edilizia sanitaria e ospedaliera, sottraendole invece all'erogazione dei servizi che avremmo invece potuto offrire ai cittadini. Quindi abbiamo fatto questa riflessione e andiamo verso un avvio veloce alla costruzione del nuovo ospedale di Pesaro e all'adeguamento delle altre strutture ospedaliere esistenti sul territorio. Io concludo qui il mio intervento e credo che abbiamo dato anche seguito a un mandato che ci era giunto dai cittadini forte durante l'ultima campagna elettorale, che si è poi concretizzato nel grande risultato elettorale della giunta Acquaroli. Un diritto alla salute ai cittadini che riconosciamo sia alle grandi città che ai piccoli centri nel nostro territorio marchigiano. Grazie. Grazie Francesco. Ora la parola all'assessore Saltamartini. Grazie Presidente. Come è stato ribadito, la revisione dell'idea di realizzare un nuovo ospedale a Pesaro nasce anche dalle valutazioni che sono emerse a seguito di questi 18 mesi di pandemia, in cui
evidentemente la sanità di prossimità, il potenziamento del territorio e soprattutto dei servizi che sono di vicinanza ai cittadini debbono essere corroborati. Quindi in questa cornice dobbiamo dare attuazione adesso al procedimento per la realizzazione del nuovo plesso ospedaliero. Come voi sapete, nella materia, diciamo così, dell'attività amministrativa vige il principio di legalità, cioè è la legge che attribuisce a quale amministrazione appartengono determinati poteri. In questo caso il potere di edificare l'ospedale appartiene alla Regione, ma ci sono anche poteri amministrativi che sono posti in capo all'amministrazione comunale. Qual è la regola che governa quindi il rapporto tra questi diversi enti? È il principio di leale cooperazione, no? È un principio enucleato dalla Corte Costituzionale sulla base della riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001, poiché nel 2001 l'articolo 114 della Costituzione è stato modificato dicendo che la Repubblica è formato da Stato, Regioni, Comuni e Province con pari dignità istituzionale, quindi pari dignità e diversità di funzioni però. Quindi per mettere insieme la pari dignità istituzionale e la diversità di funzioni noi abbiamo dato mandato con una comunicazione che ho portato in giunta stamattina al dottor Becchetti, segretario generale della Regione, di istituire un comitato tecnico con tecnici e dirigenti appartenenti ai due enti affinché nel termine di 10 giorni lavorativi possano produrre una proposta di scelta nel merito della realizzazione del nuovo plesso ospedaliero. È evidente che si tratta anche di scegliere la cosiddetta localizzazione, che non può essere rimessa a un braccio di ferro tra amministrazioni, ma deve soddisfare l'interesse pubblico. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che l'attività amministrativa che coinvolge diversi poteri che la legge alloca sia in Regione sia in Comune, nel Comune di Pesaro, però ecco, questi poteri devono essere indirizzati al soddisfacimento di interessi pubblici, che sono quelli dell'economicità, della funzionalità, del buon andamento dell'attività amministrativa e anche dell'imparzialità. Quindi questo comitato che il dottor Becchetti dovrà convocare e istituire entro 3 giorni, quindi entro 13 giorni noi dovremmo avere insomma la proposta su come operare. Ecco, in questo modo vorrei sottolinearlo, le scelte delle amministrazioni sono legate anche a scelte tecniche, cioè non c'è solo la discrezionalità politica, abbiamo letto nel corso di questi mesi tutta una serie di argomentazioni. Sapete anche che questo comitato è necessitato dal fatto che nel nostro ordinamento, sempre per applicazione dei principi costituzionali 97-95, c'è una organizzazione amministrativa per cui ci sono gli organi di indirizzo politico che sono eletti dai cittadini, poi ci sono gli organi tecnici chiamati a decidere sulle scelte tecniche e che sono i livelli dirigenziali. Quindi l'indirizzo che la Giunta dà è quello di mettere insieme queste competenze tecniche affinché sia fatta la scelta migliore nel soddisfacimento dell'interesse pubblico. Non so se ci sono domande, poi mi potremo rispondere. Io a questo punto, se non ci sono domande... 13. Ma guardi, non c'è più di nulla di quello che ha detto l'assessore Saltamartini, la questione è tecnica, non è politica. Guarda, la notizia è questa. No, c'è poco da aggiungere, nel senso che le partono le lettere per comunicare la squadra che tecnicamente dovrà valutare. Se non ci sono domande...